Amici, di nuovo qua sul canale, oggi sotto i riflettori ci va lui, Lumidigi X, un telefono con un display AMOLED, una tripla fotocamera posteriore, sblocco con l'impronta direttamente a display e un costo contenuto. Forse il rivale di Xiaomi A3? Lo vediamo in questo video. Io vi dico che Lumidigi si sta impegnando tanto per portare un'esperienza utente migliorata e delle fotografie finalmente degne. Questi sono i suoi problemi principali. Andiamo un po' a vedere questo Lumidigi X, se è degno di essere acquistato o meno. Eccoci qua ragazzi con un Lumidigi X, 6.35 pollici, display AMOLED, ve lo faccio vedere da vicino. Guardate bello questo display dove i neri sono veramente ben riprodotti. Spessore di 8.1 mm, guardate un po', fotocamere sporgono di poco, poi le andremo a vedere. 196 i suoi grammi. Presente l'NFC, abbiamo 128 giga di memoria, 4 giga di RAM, uno slot da questa parte qua in basso, doppia SIM o SIM più espansione di memoria ulteriore ai 128 giga. Helio P60, ancora MediaTek, Lumidigi continua con questa scia. 4150 mAh di batteria con una ricarica fast a 18 watt. Selfie cam posta qua in un piccolo gotch da 16 megapixel. E adesso la cosa più bella, una backcover realizzata in vetro con un nero assoluto ma una fascia rosso fuoco che va a congiungere Lumidigi con la tripla fotocamera, e qui vediamo i 48 megapixel, tripla fotocamera appunto, 48 megapixel realizzata da Samsung, apertura 1.8, una 8 grandangolare 120 gradi, 5 megapixel la terziaria per la profondità di campo. Andiamolo a vedere questo menu a tendina con icone sostanzialmente di Android stock, poco personalizzate da Lumidigi. Vi faccio vedere anche le impostazioni e vediamo versione di Android 9 con le patch del 5 di agosto, anche se ho ricevuto un aggiornamento software pochi giorni fa. Leggermente pesante, abbiamo il jack audio, un secondo microfono, il bilanciere volume, la porta di tipo C, la ricarica fast, insomma non manca proprio niente. Abbiamo anche la radio FM. Vi faccio vedere il drawer delle applicazioni, come è stato riscritto e migliorato tanto rispetto ai primi drawer che ho visto sui terminali Lumidigi, con la ricerca rapida, con queste icone più belle da vedere. Sarà anche magari lo sfondo, il display AMOLED, ma tutto risulta migliore. Abbiamo un display always on, guardate, se tiro su il telefono ci fa vedere la data, l'orario e lo sblocco con l'impronta. Ahimè, se arrivano le notifiche non le vediamo comparire, quindi un'integrazione che manca. Si può sbloccare sia con il volto o con l'impronta digitale. Un'impronta digitale abbastanza precisa, ve lo faccio rivedere come si sblocchi molto velocemente, e si può sbloccare anche con il vostro volto. Guardate, quando vado a farmi riconoscere di giorno ovviamente si funziona molto molto bene. Nella sezione unlock effect abbiamo 4 effetti disponibili. Quindi, sullo schermo AMOLED è applicata anche una pellicolina in TPU messa già da Lumidigi appena uscito dalla scatola. Abbiamo, come detto, il gotch che non è eliminabile dalle impostazioni a display, audio mono che esce da questa parte qua, e adesso anche la sezione Smart Assistant. Eccoli qua, le navigation key bar, quindi possiamo andare a cambiare l'ordine dei tastini che troviamo qua in basso, oppure andiamo a usare le gesture, quindi gli swipe, per controllare indietro, avanti e multitasking. Ma io preferisco per comodità questi tastini qua a schermo. Vi farei vedere innanzitutto la reattività generale di questo Helio P60 con GPU Mali G72. Qui siamo su Facebook, andiamo anche a commentiamo. Vedete come la tastiera sia ben reattiva, non si perda mai un colpo. Andiamo ad aprire anche Instagram e qui la velocità su Instagram, quindi sostanzialmente
molto molto buono, un Helio che per i social va benissimo, non avrete mai impuntamenti, gira piuttosto bene, noto meno lag del solito su questo smartphone. A questo punto vi farei vedere anche il multitasking, quindi tutte le applicazioni a carosello, tutte disposte in orizzontale, con cancella tutto, vedete come è veloce nonostante 4 giga di RAM, anche perché è un'interfaccia che mangia poca energia, mangia poche risorse. Subito Asphalt 8 per vedere un po' in quanto tempo vengono aperti i giochi pesanti, e nel mentre punteggi di AnTuTu e Geekbench 5 sempre a disposizione. E vediamo che a livello di giocabilità non ci sono particolari lag, anzi tutto scorre piuttosto fluido, quindi anche qui sotto questo aspetto il telefono UMIDIGI X mi ha piacevolmente sorpreso. Detto questo, vista la velocità che mi ha convinto, viste le gesture, visti un po' i vari menu, sottomenu eccetera eccetera, vi andrei a parlare anche di qualità audio, perché abbiamo un audio mono, è vero, ma se vi faccio vedere anche la nuova gestione musicale da parte di UMIDIGI, che passa da YouTube Music, vado a sentire i brani, metto al massimo. Ecco, audio mono però si sente veramente bene, ok, i bassi non sono il massimo, sappiatelo, però il volume è alto, piacevole, corposo, quindi anche qui audio mono ma convincente. Direi a questo punto di andare a parlare della multimedialità, ovvero la fotocamera da 16 megapixel frontali che arriva fra un attimo, eccola qua, ciao ragazzi, oppure la principale che va a scattare con l'HDR, con l'intelligenza artificiale che però esclude l'HDR, abbiamo lo zoom 1x, 2x, oppure gli effettini in tempo reale che sono consultabili in questa sezione qua. Nascosti gli effettini, torniamo alla visualizzazione standard con questo pulsantino magico che vi consentirà di usare la grandangolare. Guardate questi 120 gradi come vanno ad espandere il campo visivo della vostra fotocamera, con le impostazioni in alto a sinistra e un po' di risoluzioni, un po' di tagli disponibili nelle fotografie. Possibile 48 megapixel, ahimè, in 4 terzi, con questa risoluzione altissima, oppure di default 12 megapixel che può scattare in 16 noni riducendoli a 9 megapixel, un po' diciamo l'interpolazione classica che usano adesso i telefoni per fare pixel più luminosi e dare maggior dettaglio. Non c'è altro da dire se non che possiamo fare foto standard a 48 megapixel, modalità stereo, quindi avremo la classica barrettina laterale che fa lo sfocato dietro al soggetto, la panoramica. Modalità video massimo a 1080p, eccoli qua i video che ha la risoluzione massima, e poi per finire abbiamo il rallentatore e il video breve, quindi pochi secondi di video e via. Ma come vengono le fotografie con il nostro UMIDIGI X? Passo dalla sezione foto e parto subito con le foto in notturna, sia capacità 12 sia 48 megapixel. Ovviamente cambia il peso della fotografia, si passa dai 2-3 mega ai 12-13 megabyte. Sì, ok, di sera sono sufficienti, ma quello che volevo farvi vedere è di giorno finalmente UMIDIGI, sia con lo sfocato sia senza, riesce a dare un po' di soddisfazioni finalmente. Perché i telefoni precedenti, sempre della casa UMIDIGI, lasciavano molto a desiderare. Adesso anche la fotocamera frontale, guardate un po', fa dei bei selfie anche se non fa lo sfocato, quindi dimenticatevi il bokeh con la cam anteriore, almeno per il momento. Soddisfatto sì, ma non raggiungiamo i livelli di un medio gamma che può essere un semplice Samsung oppure un Huawei. Andiamo anche a parlare di batteria 4150 mAh, ricarica fast, e vi faccio vedere la durata. E guardate un po' lo scarico piuttosto lineare, con il telefono acceso e utilizzato intensamente per 2 giorni, veramente top.
Un passo avanti, vedo lo sforzo di Umidigi che porta un display AMOLED, che porta lo sblocco con l'impronta direttamente a display, oppure con il volto che di giorno riconosce sempre chi lo sta guardando. Telefono bello da vedere, ottima batteria, ottimo audio, difetti pochi perché a livello software ha tutto, NFC, alla radio, all'ingresso per le cuffie, ha una qualità sonora buona. Ovviamente se andiamo a cercare il pelo per questo telefono, si scontra con gli Xiaomi, quindi fotocamera ancora non all'altezza dei medio di gamma da 200 euro, ci stiamo lavorando ma ancora non ci siamo, e poi manca l'impermeabilità, manca un display in full HD, forse lo vedremo con il prossimo modello, e un Helio P60, ok, che gira bene, l'hanno ottimizzato benissimo, ma forse uno Snapdragon avrebbe fatto la differenza. Appassionati, secondo voi quanto abbiamo speso? Per portarsi a casa lui un Umidigi X servono 200 euro all'incirca, lo trovate su Amazon, link sotto in descrizione. Ma la bella notizia è che spesso ci sono dei coupon sconto per portarsi a casa il telefono intorno ai 180-185 euro. E allora lì la sfida con A3 si fa ancora più interessante, perché a mio avviso come design è da preferire Umidigi X. Guardate anche voi questa bella back cover, come è costruito, dalla sensazione di un dispositivo veramente premium a livello di materiali. E devo dire che il display lo reputo migliore rispetto a quello che utilizza Xiaomi sul suo A3. Però dovessi dirvi quale dispositivo vi consiglio all'acquisto, ancora Xiaomi ha quella marcia in più, quell'affidabilità in più, quell'ecosistema di Android One che comunque garantisce affidabilità anche nel tempo. Su lui, su Umidigi, ho dei dubbi sugli aggiornamenti, ho dubbi ancora sulle qualità fotografiche che ancora non arrivano ad essere wow, belle fotografie. Si sta impegnando, ok, la strada è ottima, quella buona, anche il software è stato affinato un pochino a livello di design e finalmente diventa un telefono acquistabile alla grande. Non vi darà particolari problemi, ma sappiate che ancora Xiaomi, fra virgolette, regna. A questo punto attendo anche il vostro punto di vista, le vostre riflessioni, i vostri commenti, tutti qua sotto al rettangolo del video, ovviamente tutti i link per trovarmi sui social, Facebook, Instagram, gruppi di acquisto con le varie offerte, offerte Smart Italia, mi trovate tutto qua sotto, e allora noi ci sentiamo alla prossima recensione. Ciao!